Bene, rieccoci ragazzi. Come vedete, siamo ancora sulla Ravenna Placidiana, ma questo tipo di diciamo, rappresentazioni, sì, anche elementi architettonici, edifici, si collegano anche alla Ravenna Teodoriciana, perché adesso vediamo il Battistero degli Ortodossi, quindi nel periodo al tempo di Galla Placidia, e poi il Battistero degli Ariani, che invece riguarda, per fare un confronto con la decorazione musiva, ecco, che invece riguarda, come vedete, la Ravenna di Teodorico, quindi al tempo di Teodorico. Torniamo appunto al discorso riguardo il Battistero. Vi ricordo essere un edificio importante perché destinato al culto proprio e soprattutto al sacramento del battesimo. Vediamo che fu realizzato per volontà del vescovo Orso e poi proseguito dal successore Neone, ed è per questo che viene detto e conosciuto anche, oltre che Battistero degli Ortodossi, come Battistero Neoniano. Vediamo che poi fu ultimato nelle strutture, nella cupola e anche nel complesso musivo 8 anni dopo rispetto al 450. Ecco qua, c'è anche altro tipo di data, però più o meno è quella. Allora, vediamo che la forma si può definire ottagonale, quindi nuovamente esterno estremamente semplificato, quindi sempre con i mattoni a vista, con queste finestre centinate, quindi a semicircolari, ecco, come la centina romana, anche con queste griglie, se vogliamo. Archetti questi sempre ciechi. E vediamo che il livello della pavimentazione è ribassata di almeno 2 metri perché c'è un cedimento naturale del terreno, quindi del suolo, che ovviamente è a ridosso del Mar Adriatico, in questo battistero e anche nell'altro. Qua lo vediamo in sezione. L'interno naturalmente è riccamente decorato, ecco qua la base col fonte battesimale al centro. Abbiamo, vedete, sempre gli archi ciechi. E diversi registri decorativi, quindi questo è il registro inferiore in cui si trovano poi decorazioni anche negli archivolti, qua una serie di iscrizioni latine e sotto queste decorazioni tutte musive naturalmente si ritrovano anche tarsie marmoree, vediamo per esempio il porfido rosso. Poi abbiamo queste decorazioni fra le finestre con questi stucchi che ricordano un po' delle architetture di memoria pompeiana e poi abbiamo, vedete qui, sia nei pennacchi, qua invece nelle decorazioni, negli archi minori, praticamente queste figure simboliche di animali e anche tralci di vite. Poi quello che ci riguarda è osservare meglio la calotta della cupola ed io avevo anche delle immagini un attimino più precise. La calotta della cupola sarebbe proprio l'interno, appunto, della cupola che è mosaicato. Notiamo che vi sono 3 cerchi concentrici o registri decorativi, anelli concentrici, e tutto ciò riflette praticamente la corrispondenza tra l'ordine divino e l'ordine gerarchico umano. Intanto si parte dall'esterno, quindi questo anello esterno è il primo da analizzare ed è realizzato con decorazioni tripartite, quindi a tre a tre. Al centro si pongono spesso e volentieri dei troni vuoti, dei leggii, oppure c'è un'esedra, che è praticamente questo edificio semicircolare. E in particolare laddove sono presenti dei troni vuoti, possono questi ricordare la cosiddetta etimasia, o conosciuta come attesa dell'arrivo di Cristo nel giorno del giudizio. Poi abbiamo la fascia intermedia, questa ci interessa per paragonarla poi al Battistero degli Ariani. Qui si snoda una processione intervallata da questi elementi floreali. O diciamo anche di piante, insomma, con una serie di apostoli, tutti rivolti anche in diverse direzioni e che hanno quindi un movimento molto più articolato con gesti, toghe svolazzanti e quindi sono un pochino distanti ancora dagli elementi bizantini, nonostante abbiano però la simbologia e la ricchezza delle vesti. Fondo blu, vediamo quindi ancora qui un linguaggio un po' romanizzato, quindi ancora naturalistico.
Al centro poi si ritrova il tondo, quindi che riguarda il battesimo, allora il Cristo immerso nelle acque del Giordano, c'è anche la personificazione che è quest'uomo qui del fiume Giordano, sopra c'è anche scritto Jordan, quindi indicato con la dicitura, la colomba dello Spirito Santo e San Giovanni Battista, che naturalmente battezza il Cristo come nei racconti del Vangelo. Quindi ciò che ci interessa paragonare è proprio questa calotta della cupola con l'altro battistero che io mi ritrovo qui, eccolo. E abbiamo anche nella presentazione che stavamo già guardando, allora la Ravenna Teodoriciana, ci troviamo alla cattedrale ovviamente ariana, chiesa del Santo Spirito, che vedete qui. Il battistero nuovamente a forma ottagonale, dicevamo anche qui cedimento, vedete, del terreno, quindi ribassamento della base. L'interno è estremamente spoglio, in questo caso per il battistero degli Ariani, perché tutti gli arredi interni sono andati perduti. E quello che è rimasto invece è solo la calotta della cupola, sempre mosaicata, quindi un ciclo musivo. Questa vista da vicino è molto molto più vicina agli occhi dell'osservatore rispetto al battistero degli ortodossi. Interessante sia su questo battistero che sull'altro è sottolineare la realizzazione delle coperture dei tetti, cioè tipica copertura che è utilizzata come tecnica anche bizantina, è questa appunto degli edifici di Ravenna creata con delle anfore o delle tegole incastrate tra di loro, e questo quindi inserite una dentro l'altra. Questo consente di ridurre il peso e quindi limitare l'uso dei contrafforti. E poi vi è un tetto in legno che ricopre la struttura. Anche qui, naturalmente, come nell'altro battistero, esterno estremamente semplice, con finestre arcuate o centinate e mattoni a vista, e appunto poi vediamo la calotta della cupola. Interessante è questo trono vuoto con la presenza di un telo bianco che potrebbe essere ritenuto il sudario della deposizione del Cristo. E questo trono rappresenta nuovamente l'etimasia. E in modo particolare per il culto dell'arianesimo, il fatto che ci possa essere il sudario rimanda al fatto che appunto gli ariani ritenevano vera solo la natura umana del Cristo e non quella divina, perché la divinità la riconoscevano solo in Dio e quindi in realtà non credono nella incarnazione di Dio all'interno della figura di Gesù. Allora, questo potrebbe essere, appunto, dicevo, il sudario. Dunque, un trono vuoto, nuovamente etimasia, abbiamo due registri e non più tre, con un corteo che si snoda da un lato con San Paolo con le sue lettere e dall'altro con San Pietro e le chiavi. Qui abbiamo una ripetitività prettamente bizantina, una maggiore fissità ed ecco il fondo oro che si presenta, quindi che eleva le figure, le rende maggiormente immateriali. Al centro si pone nuovamente il battesimo del Cristo, che magari si vede meglio qui. Sì, ecco, c'è simmetria. Sicuramente il fiume Giordano di nuovo, vi è la personificazione ingrandita in questo caso con quest'uomo anziano. Questo è sempre San Giovanni Battista, è sempre la colomba dello Spirito Santo, però naturalmente troviamo molta più simmetria e rigidezza compositiva. Vediamo qua che gli apostoli sono quasi tutti similari. Ecco, questa è la cupola bizantina che vi mostravo, non è quella del battistero, è solo un esempio, questo è il battistero. Questa è la pianta, la sezione, vedete, delle murature, è la forma praticamente ottagonale. Allora, ricordiamo che questo è molto più bizantino, soprattutto per la presenza di questo fondo oro. Poi quello che dobbiamo vedere in seguito sarà proprio la Ravenna Teodoriciana, quindi di Teodorico, e in particolare possiamo dire che alla fine del V secolo, quindi il re degli Ostrogoti guida il suo popolo alla conquista della penisola, quindi dal 493 fissa Ravenna la capitale del regno Ostrogoto in Italia. Fra questi edifici che vengono promossi dalla politica teodoriciana ritroviamo Sant'Apollinare Nuovo e naturalmente il mausoleo di Teodorico. Sant'Apollinare Nuovo, qui alla planimetria, è definita tale perché sono state traslate, si dice, o spostate le spoglie di Sant'Apollinare
da Santa Apollinare in Classe, che è l'altro edificio che si trova vicino al porto. E allora questo edificio qui è stato definito nuovo proprio per distinguerlo dall'altro già presente in città. Quindi vediamo che Santa Apollinare Nuovo intorno al 505 viene edificata, era diciamo dedicata a Cristo Salvatore ed oggi è detta appunto Santa Apollinare Nuovo, si trova con una pianta basilicale a tre navate. Queste con la X sono le campate, poi le ripeteremo per il romanico, quindi questa porzione di navata che è coperta da una volta a botta a crociera, scusatemi, la X è una volta a crociera. Ci ritroviamo poi sempre un'abside semicircolare all'interno e poligonale all'esterno. Questo sarebbe l'ingresso che ricordiamo in ambito ravennate si chiama Ardica. E qui vediamo che praticamente lungo la navata centrale, ecco i pulvini, eccoli qua, ancora pulvini presenti sopra i capitelli che elevano gli archi a tutto sesto. E dunque ci troviamo un soffitto a cassettoni che naturalmente non è quello del periodo, insomma. E ci ritroviamo di fronte ad un ciclo musivo qui lungo le navate, lungo la navata centrale, che naturalmente doveva anche istruire i fedeli. Che è praticamente uno dei mosaici più belli e sicuramente nel migliore stato di conservazione che noi possiamo ammirare. Ed è disposto su tre registri o tre livelli: uno molto alto qui su, altre immagini tra le finestre, che vediamo essere molto diffusa anche qua la luminosità anche in basso, e poi queste due fasce decorative che sono fra quelle più conosciute. Ecco qua, intanto nuovamente ci vediamo qui Santa Apollinare Nuovo, che poi vedete. Nomina anche il vescovo Agnello, perché naturalmente sono importanti i personaggi che guidano la chiesa, naturalmente i vescovi in merito a questo tipo di architettura. Allora vediamo qua un attimino i mosaici che riguardano Santa Apollinare Nuovo, che vi dicevo si snodano lungo la navata centrale sulle pareti di quelle laterali. Allora, dicevamo che ci sono la fascia superiore e anche la fascia mediana, che sono prettamente di età teodoriciana. E poi invece in età giustinianea, quindi qua c'è un po' di miscuglio fra il periodo di Teodorico e il periodo di Giustiniano, quindi all'età di Giustiniano risalgono i mosaici di queste fasce qua. Tra l'altro, volevo dirvi, questa rappresentazione è la rappresentazione del palazzo di Teodorico e che viene però inserito nell'ambito del periodo di Giustiniano perché Giustiniano lo fa modificare. E molto noti sono i due cortei, cioè questo delle Sante Vergini e questo dei Santi Martiri, che si sviluppano con un andamento molto lento, con un fregio processionale, proprio perfetto nel linguaggio, come esempio del linguaggio bizantino. Questo corteo si conclude verso il trono della Vergine con i Re Magi, che sono gli unici posti di profilo, gli altri sono tutti frontali, gli altri elementi, quindi tutte le Vergini. I martiri invece si dispongono verso il trono di Gesù, che appunto vediamo meglio qua, e gli angeli, i quattro angeli. Ecco qua sono i vari registri. In mezzo, va bene, troviamo una serie di personaggi, quindi anche di apostoli, o anche santi o profeti, e poi in alto, fra vari riquadri o queste decorazioni ad ombrello, si ritrovano invece scene del Nuovo Testamento, come queste qua che vediamo, quindi anche racconti dei miracoli di Gesù, quindi storie anche dell'ultima cena in questo caso. Dunque, qui dicevamo i cortei come si sviluppano? Si sviluppano, dicevamo, come una processione. Ricordiamo le processioni panatenaiche, quindi già una processione che risale all'antichità e anche alle rappresentazioni del Partenone, quindi nell'ambito onorario, del racconto onorario romano. Le figure sono frontali, dicevamo nel caso delle Vergini, ad eccezione dei Magi, vedete sono di profilo, e abbiamo un movimento lento con questo fondo oro che distacca proprio le figure, quindi le rende sacrali, e ieratiche, diremmo.
E poi abbiamo figure che sono simili nell'espressione, nei volti e negli atteggiamenti, perché tutti i personaggi sono uguali di fronte a Dio. Decorazioni ed abiti diverse, inclinazioni delle teste, sì, ampi panneggi, ma comunque tutti molto simili. Proseguiamo con un altro video.